Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento di Link che questa sera lascia gli argomenti della politica, ogni tanto anche noi ci prendiamo una pausa da quello che è diventato una, un agone in qualche modo infuocato man mano che ci si avvicina alle elezioni amministrative e ci tuffiamo, è il caso di dirlo, nel mondo della natura. Inizia infatti con marzo, con la primavera, con il 21 marzo, eh, il periodo se vogliamo anche migliore per godere della natura. Inizia il periodo, seppur in realtà anche d'inverno, è eh, piacevole fare escursioni, però inizia il periodo assolutamente vocato proprio per l'escursionismo. Eh, inaugura in Umbria un, eh, un importante impianto a Sellano. Il ponte tibetano, e allora ci siamo chiesti: ma eh, quali sono le possibilità, alcune delle possibilità del turismo che noi chiamiamo avventura in Umbria? Ovvero, che cosa si può fare anche come dire di particolare, eh, con punti di vista assolutamente originali per godere della natura? bene questa sera vediamo qualche spunto. Chissà che poi insomma qualcuno di voi non si incuriosisca e decida di provare queste esperienze. E allora vi presenti i miei ospiti. Buonasera e ben trovato. A Giuseppe Catalano, che è della Fiab Valle dell'Associazione Fiab Valle dell'Astino, in particolare è un, eh, una guida bunker Se non sbaglio. Sono anche un, guida, eh, guida. un tecnico. Consigliere, consigliere a tutti gli effetti. E... Quindi diciamo che lei è un ciclista di, quelli, eh, di qualità. Appassionato. Appassionato. Di qualità, Appassionato. E quindi con lui parleremo ovviamente di cicloturismo che è un settore in grande crescita. Buonasera e bentrovata a Martina De Ascentis che arriva da Scheggino, Pangea Centro Outdoor. Con lei ci tufferemo nelle acque del fiume Nera per l'esperienza del rafting, insomma ci spiegherà esattamente come funziona e chi lo può per esempio fare. E ben ritrovato ad un volto che conosciamo, Raffaele Capponi, presidente di Tramontana Guide dell'Appennino. Ben ritrovato Raffaele. Buonasera. Che ci porta eh, tra le altre cose, nel cuore delle grotte del Monte Cucco, ma anche per esempio le forre della Forra del Rio Freddo, che è assolutamente una delle escursioni più affascinanti e attrattive eh, dell'appennino di Nord-est. Ma eh, dicevamo: turismo d'avventura, eh, turismo montano, turismo eh, ma non solo, insomma, poi eh, il, turismo, il turismo che consente di godere dell'ambiente quanto piace o quanto è cliccato, mettiamola così, eh, dagli utenti. Allora c'è una tabella che vi faccio vedere che è presa dal sito del Ministero del Turismo che settimanalmente eh, pubblica, diciamo così, ehm, i luoghi di interesse eh, o quantomeno le ricerche eh, su internet dei luoghi di interesse. Insomma, cerca di capire attraverso i commenti e le ricerche sui motori di ricerca di internet cosa gli utenti vanno a cercare di più. E allora <coughs> guardate che cosa è uscito. Questo è proprio il più aggiornato, riguarda il mese di febbraio. A febbraio si esce magari un po' poco, si va poco in giro, però si comincia a guardare dove... Si potrebbe andare o che cosa si potrebbe fare, magari con la bella stagione? Ebbene, dall'analisi, ribadisco, delle recensioni pubblicate sulle piattaforme online nel mese di febbraio, si osserva come i turisti italiani, che sono quelli eh, diciamo più scuri, blu scuro, gli altri sono gli stranieri, concentrino le loro discussioni e quindi i loro interessi prevalentemente sulle località termali. Pensate un po', a febbraio si discute, si cerca, si clicca, si va alla ricerca di terme. Si cerca laghi per il 65%, Poco in realtà, o quantomeno meno le città d'arte per il 55%, e eh, in particolare eh, sono gli stranieri come dire, che eh, di più apprezzano il turismo an plenera, quello cioè che si fa al lago, in montagna, eh, ma se vogliamo anche in collina e in campagna. Gli stranieri sono più interessati in qualche modo al turismo avventura. Ehm, il turismo di famiglia, quello che porta a spasso le famiglie, anche quello è un brand in grande crescita. Il cicloturismo, Giuseppe Catalano, è ulteriormente un settore che sta crescendo. L'interesse per eh, le ciclovie e eh, la facilitazione dovuta alle e-bike, che magari eh, le rendono accessibili anche a chi, come me, magari non è propriamente allenato. È così riscontra sì. questa. Eh, particolarità. Innanzitutto diciamo che cos'è la FIAB Valle dell'Assino. FIAB Valle dell'Assino è l'associazione a, eh, a livello locale che aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che, che si occupa in generale di mobilità, di promozione della, eh, del, del turismo slow, eh, di, delle città eh, ciclabili degli operatori eh, turistici che accolgono i, i cicloturisti nelle loro strutture a 360 gradi, promuove anche tutte quelle che sono le iniziative per la, re, la realizzazione di ciclovie a livello del... Quindi tempio della bicicletta, diciamo così. Esatto. Si nota questo aumento di interesse? Eh, ci dicono i dati del Ministero del Turismo anche delle famiglie in bicicletta. Praticamente dal, dal 2019-20, eh, poi con la pandemia soprattutto, c'è stato un, un, un boom enorme eh, di interesse sulla, sulla bicicletta e sul turismo in, in bicicletta. Quindi, è un trend che riscontriamo anche sul territorio. Io stesso, eh, insieme a, agli amici della Corinzi 13 come cooperativa, abbiamo studiato un. Eh, foto, il proprio. Abbiamo studiato il, il settore, questo trend e ci siamo immessi nel, ehm, nel settore della, della bicicletta per offrire servizi sul territorio per il noleggio, per la manutenzione. Chi sono le persone che vi chiedono, cioè l'utente diciamo così di questo segmento turistico? L'utente è sia quello locale appassionato che vuole passare la, il fine settimana o un giorno all'aria aperta nel territorio nostro bellissimo. Ma sempre più sono i, gli avventori, i clienti degli, degli agriturismi sparsi nelle nostre campagne, ma non solo a Gubbio, in tutta la fascia da Umbertide a Pietralunga fino a Scheggia, Sigillo, Costacciaro, tutta costa l'Alto Umbria. Umbria fino a Gualdo Tadino e riceviamo richieste per poter fare esperienza all'interno del nostro territorio. Italiani da o stranieri? Sia italiani che stra stranieri, tantissimi. Il, lo straniero, soprattutto eh, l'americano, eh, quello del nord Europa, eh, cerca l'esperienza in bicicletta. Vivono in contesti in cui la bicicletta è un fenomeno culturale, si usano le biciclette per andare a lavorare, per il diciamo, turismo. Sono un po' più avanti rispetto a noi. Sono un po' più avanti, però eh, questo, eh, questo trend è assolutamente in crescita anche da noi. Non c'è più solo l'appassionato biker del, del posto che fa l'escursione, fa, eh, fa il giro, ma sempre più persone anche mh, di una certa età, favorite dal... Eh, dall'evoluzione ah, dall e dall'esplosione del fenomeno della bicicletta pedalata assistita esatto, questo, infatti le chiedevo proprio questo sì, perché sì. magari insomma, per andare in bicicletta, una bicicletta normale diciamo così la mountain bike o la bicicletta da strada bisogna essere oggettivamente allenati per fare sì. chilometri l'e-bike ha eh, ridotto diciamo, questa necessità di allenamento oggi sì. diventa accessibile quasi a tutti ha cambiato il paradigma del, del settore Praticamente l, la persona attempata o anche l, la persona che non ha il tempo il di allenarsi, il sedentario, vede nella bicicletta uh, pedalata assistita il mezzo per raggiungere mete che prima pensava riservate soltanto all'allenato o da, uh, da arrivarci con, uh, a, a piedi con tanto tempo. Ma quanti chilometri eh, faccio con una e-bike? Se vogliamo affrontare. Eh, pendenze e dislivelli elevati, mh, ci sono le capacità di batteria da, de, di vari tipi. Posso. Per, per dare un termine di paragone, da Gubbio, arrivare sul Monte Catria e tornare tranquillamente senza dover avere il pensiero del, della ricarica della bicicletta. Perché che forse quello è un una po delle il cose terrore. che a me di più: ma se mi finisce la batteria, che fun come sì, funziona? È, è, un, è, è il terrore del, del <ride> biker non del non allenato, di rimanere a piedi, perché in quel caso la bicicletta è un po' pesante, oggettivamente. Difficile da, da pedalare, però ovviamente ma... chi poi dà la e-bike dà dei consigli no? sui esatto. dei percorsi possibili. Sì, consigli. Poi torniamo a parlare di ciclovie, ma insomma, mh, la bicicletta è certamente una delle attività che sta crescendo. Ma eh, è il caso di Martina. Il rafting, lì davvero siamo sul turismo avventura. Forse è come dire il turismo adrenalinico che sta riscuotendo. Molto molto interesse. Qui siamo a Scheggino, vedremo anche mentre noi chiacchieriamo dei video. Eh, che cos'è Pangea Centro Outdoor? Pangea Centro Outdoor è diciamo, un sogno di mio padre che circa vent'anni fa più o meno... Allora lo citiamo Roberto. Roberto De Ascentis, eh, proseguendo la passione della canoa, decide di aprire... Uh, il fiume a tutte le persone che non conoscono i mezzi per, per i quali scendere quindi rafting eh, la canoa canadese e dopodiché poi nel tempo ci evolviamo anche con diversi sport outdoor come il, eh, il canyoning per esempio ma anche la mountain bike diciamo che ci specializziamo sull'outdoor parlando di rafting invece eh, nasce come molto di nicchia uno sport molto di nicchia adesso come dicevi tu Sta spopolando sempre di più, anche grazie per esempio alle Cascate delle Marmore che fanno un grande, eh, eto, un grande richiamo turistico. Ricordiamo che è il sito più visitato in Umbria, sì, la esatto. Cascata delle Marmore. Questo è un dettaglio. Chi, eh, come funziona diciamo eh, l'escursione rafting? Che caratteristiche bisogna avere insomma, per poter partecipare? Allora, la cosa bella del rafting è che è adatto a tutti, è uno sport adatto a tutti, quindi a partire dai bambini di tre anni fino a chi finché ce la fa, diciamo. Abbiamo portato, portiamo anche gente disabile per esempio, quindi eh, l'importante è avere un po' di coraggio di tuffarsi in un'esperienza nuova e sapersi godere anche il relax perché in base al fiume che navighi puoi avere un'esperienza adrenalinica, quindi molto forte, oppure molto rilassante, per esempio noi navighiamo il fiume Nera che è un fiume di primo grado di difficoltà ed è una passeggiata nella natura. Quindi, eh, non ci sono le rapide? No, noi abbiamo qualche pezzetto in cui facciamo un nuoto, cerchiamo di, di, diciamo, di fare un'attività in sicurezza che ci divertiamo fermando e giocandoci, però dipende dal fiume, per esempio il fiume Corno, un altro fiume, ha diverse caratteristiche. Noi puntiamo sul divertimento in sicurezza con nuoto in acqua. Ci schizziamo, facciamo i giochi, spieghiamo anche per esempio delle tecniche di salvataggio nel okay. caso in cui. Quindi, anche c'è una base sono... formativa? Sì, assolutamente sì, io sono anche una guida, rafting e tutto il nostro centro è affiliato alla Federazione Rafting Italiana, quindi, abbiamo tutte le formalità da seguire per portare il cliente in sicurezza. Il classico dubbio, la classica domanda che vi fanno quando arrivano lì sotto il ponte, eh, siete a Scheggino, centro storico, c'è cioè il ponte il fiume Nera, voi siete lì. La prima domanda che il curioso vi fa, qual è? La <ride> cosa più sciocca, diciamo, però che ci sta nel caso in cui non hai mai fatto rafting, ci chiedono se sia un giro cioè se si torni nello stesso punto invece, un po' come se si va a esatto, insomma esatto invece noi semplicemente magari portiamo in un primo momento con un furgone arriviamo all'imbarco e proseguiamo poi con il fiume tornando alla base dove abbiamo gli spogliatoi, il cambio quanti siete in questo centro? Eh, diciamo che siamo pochi ma buoni siamo, poi dipende da quante guide ci vogliono in base al turismo che porta, una guida può portare dalle 2 alle 10 persone quindi... Uh, ha diverse funzionalità in acqua, ma uh, c'è anche chi sta a terra che dà una mano alla vestizione, all'accoglienza. Eh già, perché c'è anche tutta una fase per cui, come dire, per attrezzarsi a questa, certo. magari in bicicletta uno mette un paio di pantaloncini e le scarpe da tennis. È un po' più veloce, qui bisogna proprio mettere le tute, giusto? Sì. Perché l'acqua del nero è fredda. Freschetta, diciamo che sono 10 gradi tutto l'anno. Quindi quando fa caldo è rinfrescante, però magari inizio stagione ci vuole una bella muta. Noi forniamo tutta l'attrezzatura, quindi il cliente serve quello che porti il costume: un asciugamano. E noi diamo la muta, la giacca. Ma c'è anche questa cosa curiosissima: che per mettere le mute bisogna la muta. Un po diventare slim. No, no, beh, diciamo che abbiamo le taglie per tutti, quindi <ride> non c'è nessun problema. Perfetto. E un equipaggio, diciamo, su un gommone quanti ne fate? salire diciamo che il minimo di due persone nel momento in cui un gommone deve avere sempre una guida che accompagna il turista il minimo è equilibrato di due persone poi abbiamo anche chiamiamo i monster i gommoni grandi con 10 persone 11 persone e insegnate anche a certo facciamo prima di partire rimane. la guida fa un briefing per spiegare tutte le situazioni che poss possiamo incontrare in fiume i comandi che la guida andrà okay. a dare esatto avanti indietro tutti giù si salgono di tutti qua. disciplinati no infatti io so sempre con la Frusta dietro. <ride> una frusta assolutamente benevola. Allora poi magari dettagliamo in quale periodo dell'anno è migliore, il periodo migliore per fare rafting, ma eh, si va in acqua anche sul Monte Cucco, Raffaele, per esempio se si scende la forra del Rio Freddo. Allora è certamente uno eh, dei panorami più belli eh, dell'Umbria, diciamolo, no? Questa sì. insenatura che taglia il monte eh, e che sfocia, se non erro, sotto un eremo, è corretto? Ci cioè, er racconti la forra. L'eremo di San Girolamo, sì. La forra del Monte Cucco è una delle numerose attrattive del nostro, del nostro parco regionale e possiamo anche dire, senza tema di essere smentiti, che il canyoning, il... Il torrentismo, per dirla in italiano, è nato proprio a Montecucco perché le prime discese risalgono alla seconda metà degli anni 50, quindi oltre 60 anni fa da parte di alcuni esponenti del CAI di Perugia, speleologi e alpinisti, che usando le attrezzature che venivano usate in grotta e in arrampicata hanno iniziato a discendere questo canyon che è lungo circa 4 km con una trentina di, di cascate. Alcune, alcune anche impegnative. Raffaele, alcune anche vero? abbastanza Perché alte. Che sono sì. dei salti molto... molto sì, sì, alti. anche, anche di, alcune, di alcune decine di metri. E quindi come si fa? Si viene imbracati a tutti gli effetti, giusto? Per sì, viene fornita dalle nostre guide l'attrezzatura la, la, adatta, quindi il caschetto, l'imbracatura e, e anche le, le attrezzature di che sono gli attrezzi che consentono di, di scendere con, con la corda, tutto il percorso è attrezzato con anelli infissi nella roccia con eh, appunto anelli in acciaio inox a cui la guida ancora la corda e con alcune istruzioni iniziali abbastanza elementari eh, le persone che anche non hanno esperienza possono calarsi in questa, in questa avventura. Quindi è un percorso che eh, consente di, sia di camminare che poi ogni tanto di fare una calata e si, si scende anche ne, dentro dei laghetti, delle pozze d'acqua eh. cristallina. E qual è il bello di stare in questa fora? Io ci sono stata e quindi me la ricordo un'emozione. insomma, quando guardi in alto ti sembra di essere Beh, fagocitati dalla montagna. <coughs> vero? Beh, effettivamente, il, il torrente Rio Freddo ha scavato questa gola eh, che in alcuni punti ha delle pareti alte decine e decine di metri. E in alcuni punti le, le pareti sono anche abbastanza vicine, che certo. allargando le braccia, quasi che si riesce a toccare una uh, parete e l'altra. Quindi siamo in un ambiente dove normalmente le persone non possono arrivare se non attrezzate e guidate. Quindi ecco. è un ambiente molto selvaggio, un ambiente esatto. primordiale, vorrei dire. Diciamo anche questo, insomma, perché poi noi dobbiamo dare informazioni corrette. No? Noi vi raccontiamo di una esperienza in bicicletta, in montagna, che però va fatta con attenzione ci sono delle guide, ci sono degli esperti eh, come dire eh, è andare all'arrembaggio eh, da dilettanti da soli, forse anche no Raffaele beh questa è una cosa che noi come guide eh, ci teniamo molto a, 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 se a divulgare sia la cesta nera che la cesta lagura uno va e potrebbe andare anche da solo però sì, è vero che l'attività outdoor l'escursionismo, le passeggiate sono aperte ovviamente a chiunque però esistono alcune attività come il canyoning che è bene eh, fare affidandosi a uh, persone che hanno l'attrezzatura e le competenze e l'esperienza come le nostre guide di Tramontana che eh, consentono una mh, giornata di avventura, di, anche di emozioni, di adrenalina in massima sicurezza. In massima sicurezza, Quindi, anche perché la montagna... Come dire, riserva per esempio in poco tempo cambiamenti climatici, climatici sì. e i canyon sono pericolosi laddove la ricetta è temporale in arrivo. Esattamente, bisogna sempre per esempio valutare bene in estate eh, la possibilità che, che non si scateni un, un temporale pomeridiano. Perché nel caso dei temporali eh, tutti i, i, i corsi d'acqua, tutti i ruscelli, tutti, tutti i, i rigagnoli che confluiscono dentro, dentro a questa... A questa forra, che ripeto ha in alcuni punti le, le, le pareti anche alte decine e decine di metri, e scaricano dentro acqua, sassi, diventa, diventa pericoloso, quindi bisogna avere cognizione di quello che si va a fare e come si, lo, lo si va a fare. Credo Martina che questo valga anche per il Nera che tende ad ingrossarsi cioè in condizioni meteo non particolarmente favorevoli, insomma, può essere pericoloso. Più che l'ingrossamento del fiume, che per carità, magari, perché adesso i fiumi stanno davvero piangendo adesso per, per il meteo. Il problema principale è il meteo, e la tempesta che, mh, che può magari far cadere gli alberi mentre discende il certo, fiume fulmini. avendo gli alberi molto vicini alla riva essendo tratti dall'acqua nel caso in cui piova e il fulmine colpisce l'albero che ti cade davanti magari quello è il pericolo maggiore e quindi anche in questo caso l'esperto sa sì. quando si può andare e quando eh, piuttosto sì. ci si deve astenere allora eh, poi parliamo di grotte parliamo di altro ma io torno da Giuseppe prima di eh, però parlare di ciclovie Ehm, voglio farvi sentire l'intervista che abbiamo realizzato quest'oggi eh, all'assessore ai lavori pubblici del comune di Gubbio. Perché? Perché proprio l'associazione Valle dell'Assino è stata quella che ormai un po' di anni fa, onor del vero, lanciò una idea che poteva sembrare folle all'epoca e che invece ora sta diventando realtà: la realizzazione, Giuseppe, di una ciclovia, ciclovia. lungo un vecchio tracciato della ferrovia. Vero? Qual era l'idea iniziale? L'idea iniziale era quella di. Eh, collegare il, il tratto di ferrovia di andato smessa. in disuso purtroppo dopo la seconda guerra mondiale da Umbertide, nello specifico dalla stazione di Monte Corona, fino alla, alla stazione di Fossato di Vico, dove c'è ancora la scritta ferrovia del Appennino centrale. Venne eh, bombardata eh, e quindi eh, e non vediamo più. Ci sono stati negli anni vari tentativi di pensare a un ripristino della, della ferrovia. Ma eh, il tratto in disuso ha permesso invece di eh, pensare e al momento attuare questo, questo sogno di collegare i due centri con una ciclovia in un percorso, soprattutto quello all'interno dell'Assino eh, del, dell dove scorre il, il fiume Assino spettacolare eh, da tutti i punti di vista. C'è diciamo, cioè, il vostra fiume, le gallerie. Eh, la vostra associazione Lanciò l'idea, giusto? Si è fatta promotrice di questa. Che venne subito sposata parte. per il finanziamento almeno in parte di questa, perché ovviamente è finanziata sì. solo per una parte, di Regione e Fondazione, e Fondazione Perugia. Perugia. Poi il comune di Gubbio ha acquisito questo progetto, ne è diventato capofila e l'ha progettata in sostanza. Allora, sono partiti i lavori proprio durante il periodo della, della pandemia. Esatto, la pandemia la, la è Genesi. stata eh, in qualche modo sì, sì. un problema. Ma noi abbiamo chiesto a questo punto al Comune di Gubbio, che è appunto il capofila del progetto, a che punto siamo, cioè quando potremo vedere questa ciclovia che si unisce a tante altre ciclovie di cui par parleremo. Allora, sentiamo che cosa ci ha risposto l'assessore del Comune di Gubbio e poi proseguiamo in bicicletta. È un'opera che è estremamente importante, è un'opera che però negli anni purtroppo tra l'aumento dei prezzi e la. Ehm, alluvione che è interessato anche la zona della valle dell'Assino, ha dovuto eh, incorrere in delle varianti eh, per rivedere un po' tutto quanto. Questo ha rallentato un po' i tempi, i, però eh, siamo diciamo, a conclusione, non dei lavori che sono i conclusi. Nel 21 eh, di questo mese ci sarà la prova di carico sui ponti in modo da eh, proseguire poi eh, con il eh, collaudo. La, la pista, se idealmente doveva in qualche modo percorrere tutto quanto il tracciato dell'ex ferrovia, poi nella fattibilità, ma anche per le risorse economiche, non è stato possibile, anche perché in 60 anni, ovvero il vecchio tragitto della ferrovia, è stato occupato da eh, strutture, eh, corti private che nel tempo hanno acquistato... Eh, parti di, eh, del percorso viario. Quindi eh, è stata un'operazione eh, intuitiva e innovativa. Io devo dire che il Comune ha eh, colto subito l'iniziativa insieme a Fondazione e, eh, Perugia e eh, Regione Umbria dell'Associazione Valle dell'Assino che in qualche modo ha eh, buttato l'amo sul eh, recupero. Eh, di quella parte del territorio dell'assino che è estremamente importante. È vero, oggi come oggi il percorso vero e proprio eh, ciclo pedonale non è su tutta i 56 km, ci sono dei tratti di promiscuità. Eh, dovrà essere attivato in futuro, magari tramite il reperimento di eh, nuovi finanziamenti, nuove risorse per andare a prendere altre parti di territorio che non siano promiscue con la, eh, la viabilità eh, comunale e provinciale. Però oggi secondo me il grande risultato importante è che in quel tratto dell'assino semplificando da Mocagliana a Umbertide, fino a qualche giorno fa nessuno si era immaginato di poterci passare dopo 60 anni. Io credo che taglieremo questo nastro, almeno questo qui, dei tanti soldi che abbiamo introitato in questi anni, almeno di... Di, di portarlo a compimento lo dobbiamo non soltanto alla Regione Umbria ma alla Presidente Cristina Colaiacovo che in questo territorio ovviamente da residente ma da affezionata assolutamente ha dato sempre grande disponibilità alla nostra amministrazione e al nostro territorio E allora ha detto l'assessore che entro la fine del loro mandato che scade a giugno eh, il taglio del nastro ci sarà quindi immaginiamo che avremo un'estate con la ciclovia che però in realtà abbiamo visto già frequentata dai ciclisti, sì, vero Giuseppe? Sì, 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 ho, ho percorso anch'io per, per vederne l'anteprima e, e goderne della, della bellezza, soprattutto del tratto che... Si può sognare di arrivare a Fossato? Il progetto principale lo, lo prevede, eh, questo è, un, è, come ha detto chiaramente l'assessore, è uno stralcio, quindi la speranza è proprio di mettere in sicurezza tutto il percorso. Perché diventi una forte e vera attrattiva per, per il territorio. Si inserisce all'interno del, delle ciclovie d'Italia, di, eh, diventa nella, in questa parte del territorio eh, il percorso per collegarsi a tante altre vie, a fare da polo d'attrazione e anche eh, se deve servire a mettere in rete tutti gli operatori e e tutte le bellezze del territorio. Ecco perché in realtà è proprio questo, cioè eh, attivare una ciclovia non significa soltanto accontentare dei ciclisti ma attivare un'economia intorno, perché oggi ci sono persone che progettano le loro eh, vacanze andando in bicicletta, in bicicletta. quindi vanno dove sono le ciclovie. Dove sono le ciclovie, dove possono trovare nel territorio esperienze. Il cicloturista che arriva in un posto si, si, si può fermare, può pensare ad altre esperienze. Il nostro territorio... Per fare ecco, il rafting va, o sport, le grotte? No? Esatto, questo è importante proprio per mettere in rete tutti gli operatori. Questo è, un, è qualcosa di strategico per una regione come l'Umbria. È stato presentato la scorsa settimana il logo Umbria Cuore Verde d'Italia? Sicuramente. Mettere in rete tutti gli operatori vuol dire far sì che questo cuore verde venga a pulsare con, con forza e eh, qualcosa che deve far superare i campanilismi di, eh, tra i vari comuni, tra le varie associazioni, eh, f, eh, vuol dire mettere in rete e dare opportunità di lavoro sul territorio, di far sì. valorizzare le, le bellezze, per cui eh, è, è qualcosa che. Deve essere colto assolutamente, sia dalle amministrazioni, dalle istituzioni che da tutti gli operatori. Dell'alberghiero, degli agriturismi, le strutture che sul territorio si occupano di manutenzioni, di dare servizi, le ricariche. E poi diciamo delle... che una ciclovia davvero impone, visto che non si esaurisce nell'arco di un comune, impone davvero alle amministrazioni di collaborare. No? Perché parti da un territorio e arrivi su un altro. Quindi l'idea di fare squadra in rete è fondamentale. Se ne parla da tanti anni, ma. Questo è un momento favorevole proprio per ci approfittare, risorse, proprio. ci sono le risorse, c'è tanta attenzione al, al sociale, per esempio la bicicletta elettrica ha aperto un mondo anche al, al mondo del, dello svantaggio, del certo. disabile. Noi stessi abbiamo delle biciclette elettriche che eh, consentono di trasportare disabili e trovare percorsi adatti e, e inclusivi per loro, per, per loro è un segno di grande civiltà e di inclusione eh, sicuramente. Un, salto, certo. di un salto di qualità proprio. Sì. No? Allora eh, Martina, ma quando, eh, perché io ho iniziato questa trasmissione dicendo che eh, con il 21 marzo si apre la primavera e quindi si apre la stagione escursionistica, quando si apre per voi la stagione escursionistica, semmai si chiude insomma? Più o meno lì, a fine mese, inizio aprile. Il giorno in cui noi possiamo ufficialmente navigare è il primo aprile, più che altro perché siamo limitati da questa legge regionale che ci impone di non poter navigare, perché giustamente abbiamo una specie protetta in fiume, una trota protetta, che dovendosi riprodurre non può essere disturbata. Quindi dal primo aprile noi però abbiamo il via, via libera fino a, fino a, fino a ottobre. Quindi. In genere, qual è il periodo di massima affluenza? Immaginiamo l'estate? L'alta stagione è luglio-agosto. Più che altro sì, abbiamo sia italiani che turisti stranieri. La bassa stagione vediamo comunque un po' di stranieri, però il boom agosto, per esempio, quando fa caldo, la gente si vuole rinfrescare al fiume. Assolutamente sì. Prima Giuseppe diceva eh, venire in bicicletta significa poi scoprire un territorio, perché vieni, ti fermi e poi scopri dell'altro. Se io penso a Scheggino, la prima cosa che mi viene in mente, prima ancora del rafting e del nero, mi viene in mente il tartufo, certo. No? Certo. Insomma, perché comunque sia è, un, è il vostro brand. Ecco, le, si riesce a fare squadra anche con il mondo per esempio della ristorazione e dell'albergazione? Sì, beh, diciamo che, che Gino è piccolina alla fine, siamo Ma pochi. Ma graziosissima, guardate, davvero. Sì, da è visitare. diventato un gioiellino. Quindi, eh, comunque, sia con le strutture ricettive, la ristorazione, consigliamo al nostro cliente dove andiamo a mangiare dopo la decisa Rafting, guarda, vai lì che è buono, lì è più, meno costoso. Quindi, come dire, si attiva tutta un'economia che fa rinascere sì. un paese. Sì. E questo diventa molto importante in periodi in cui i piccoli paesi magari vengono spopolati. Certo. Ecco, possono essere queste attività un motivo anche di ripopolamento? Certamente. Noi, da quando abbiamo aperto il centro rafting a Scheggino e ai tempi aprì anche il parco avventura, è stata una delle maggiori attrazioni di turismo perché sennò no Scheggino era un paesino come gli altri. Invece, così abbiamo un incentivo in più. Ci sono giovani, tu sei giovanissima ovviamente, sì. ma Scheggino viene scelta dai giovani, restano a Scheggino? Restano nel senso Cominciano che... Cominciano a scommetterci insomma? Sì, non è che c'è molto posto, però i giovani del paese rimangono, quindi si vede che è abbastanza carino da rimanere. E ci sono soprattutto delle opportunità. Allora Raffaele, prima ci hai portato in forra, poi ci farei, parlerai di tanto altro, però insomma, se io penso al Monte Cucco, scheggino penso al tartufo, se io penso al Monte Cucco, io penso alla grotta di Monte Cucco, davvero un'eccellenza, anche questa eh, dell'Umbria, una grotta che, anche grazie agli interventi che sono stati fatti negli ultimi anni, ora è davvero anche più accessibile. Ci racconti che cosa è cambiato tra il prima e il dopo? Beh sì, la grotta del Monte Cucco è conosciuta da secoli, e eh, soprattutto alla fine dell'Ottocento, grazie a Giovan Battista Emiliani, l'industriale cartario di Fabriano, che era un grande appassionato di montagna, un grande anche eh, esperto di speleologia, era stata fatta conoscere eh, in tutta Italia. E, però l'accesso era, come tu ben sai, abbastanza eh, complesso perché pozzo, bisogna scendere un pozzo di 27 metri che Emiliani nel lontano 1922, insieme ad altri... Eh, attrezzò con una scala pioli in ferro che per l'epoca era una grande eh, diciamo, innovazione dal eh, 2007-2008 il comune di Costacciaro l'università degli uomini originali di Costacciaro e l'ente parco hanno costituito all'epoca un consorzio per ehm, sviluppare turisticamente la grotta per renderla a, accessibile a livello escursionistico e quindi è stata diciamo, anche quelli che non avevano proprio uno spirito da speleologi esatto. Esattamente, e quindi è stato attrezzato questo pozzo con una scala a sei rampe, con corrimano e archi di protezione che rende l'accesso uh, assolutamente sicuro e il, il percorso è stato illuminato con uh, luci a LED e, e anche con scalette passerelle in alcuni tratti che stiamo così. vedendo. E quindi il percorso è di circa 700 metri all'interno di questa montagna e la caratteristica che, che rende Montecucco molto anche interessante è che mh, è possibile attraversare la montagna da un versante all'altro, quindi eh, entrando da... Non è anche in questo caso Gardaland che ti riporta <ride> insomma, nel punto. Sì, però si può fare una anello. Si può fare anche quello? Perché partendo dalla località di Pian del Monte dove si lasciano le macchine, dove volano anche i deltaplani, si raggiunge l'ingresso est dove si scende con questa scala che abbiamo descritto. Si fanno questi 700 metri all'interno della montagna attraversando vari ambienti molto grandi e spaziosi, la Sala Cattedrale, la Sala Margherita, la Sala del Becco, eccetera, e si arriva al termine di questo percorso uscendo sul versante nord sopra Piandele Macinare, eh, sopra Costacciaro. E da lì, attraverso i sentieri del Monte Cucco, si può tornare alla, alla base facendo un'escursione ad anello in parte all'esterno e in parte dentro la montagna, fuori e dentro la montagna. Ecco, questo percorso per che tipo di escursionisti è adatto, insomma? Non bisogna essere degli speleologi, bisogna solo essere... che cosa? Bisogna essere semplicemente amanti della, della natura e del... Quindi è accessibile un po' a, a, tutti, a tutti, insomma. C'è un limite dal regolamento di otto anni, ma noi anche adesso in primavera porteremo dentro tantissime scolaresche, ma anche persone anche là con gli anni che abbiano una mobilità normale possono assolutamente eh, frequentare questo ambiente perché è una escursione insomma impegnativa ma di grande soddisfazione e accessibile a tutti in, to in totale la, sicurezza. C'è la possibilità per chi invece magari è un po' più allenato, più esperto, insomma, di fare anche altri percorsi, come dire, meno? Frequentati, meno turistici, diciamo così? Sì, la, la nostra associazione Tramontana che gestisce dal 2015 eh, su incarico del, del comune queste visite ha organizzato il percorso appunto Traversata, che è quello che abbiamo descritto, ma c'è anche il percorso avventura che esce fuori dal percorso normale che fanno gli escursionisti e che con gruppi più limitati di persone certo. con un rapporto di 1 a 5 fra un visitatore e cinque visitatori per ogni, per ogni guida si fa il percorso all'esterno su tratti attrezzati con corde e moschettoni e anche lì eh, venendo dotati ovviamente di caschetto come anche vengono dotati i visitatori che fanno il percorso normale il caschetto è obbligatorio per tutti per sicurezza ma in questo caso nel percorso avventura si utilizzano anche appunto le imbracature e le attrezzature per avere un'esperienza un pochino più, eh, insomma, più, 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 più intensa ehm... Sappiamo tutto della grotta del Monte Cucco, l'abbiamo scoperta completamente Raffaele? Ma assolutamente no. no. C'è anche questo, il fascino del mistero di quello Beh, che è... Beh, le esplorazioni gelare. della grotta del Monte Cucco vanno avanti ormai da, da, da decenni e siamo arrivati ad oltre 30 km di, di pozzi, gallerie, cunicoli esplorati. Ogni anno gli sperologi di, di Perugia, ma di tutta l'Umbria, ma anche da, da, da diverse parti d'Italia, vengono eh, per campagne di esplorazione. E ogni anno si aggiunge un, un tratto di, di, di grotta nuovo, eh, perché la montagna, eh, bisogna, dobbiamo immaginarla come un grande panettone di roccia calcarea, completamente, eh, diciamo, sgretolato al proprio esatto. interno, pieno di eh, pozzi e gallerie. Sicuramente quello che è ancora da esplorare è molto di più di quello già che è conosciuto. Perché insomma poi ti basta che magari per il momento tu trovi una parete, pensi che non ci sia nulla di là... Sì ma basta un cunicolo, basta, basta una un cunicolo fessura e scopri un'altra sala Come è avvenuto ormai 50 anni fa quando gli sperologi di Perugia trovarono il passaggio per arrivare ai famosi 900 metri di profondità che è 922 metri che è la, eh, la profondità di questa grotta perché oltre 30 km di sviluppo e quasi un chilometro In profondità. di profondità E cos'è la sala cattedrale mi sembra ci sia, vero? La sala cattedrale è una delle perché sale Perché l'avete chiamata così? L'ha chiamata così eh, il nostro Giovan Battista Emiliani, che è stato appunto l'esploratore che a fine Ottocento l'ha eh, descritta in maniera molto, molto dettagliata, perché la sua conformazione è eh, proprio identica a, a una cattedrale gotica e quindi ha anche un'acustica eh, tale che eh, ci, si fanno i concerti, ci, ci sono stati fatti concerti eh. vocali. Il vescovo di Gubbio ogni anno, eh, nel mese di luglio, nella ricorrenza della festività di San Benedetto da Norcia, eh, viene a celebrare la messa all'interno della sala cattedrale con tanto di accompagnamento musicale. Ora, va detto che il vescovo di no. Gubbio è un, già uno scout, è stato, in, quindi è un allenato sì, insomma. Sì, sì, beh, però, il vescovo di Gubbio. Però ma, se ci per va il vescovo la, ci si può andare. Ma per la verità, anche i vescovi precedenti, a, pari, a partire da Don uh, Bottaccioli. Ah, che non eh, era uno scout, che, insomma. uno eh, Sì. Eh. <ride> e tutti i vescovi anche sono stati sempre Molto pres presenti, presenti ormai negli ultimi vent'anni regolarmente. Si va. Poi parleremo anche di altre attività, ma torno al nostro Giuseppe. Allora, Abbiamo fatto vedere la eh, ciclovia della Valle dell'Assino, ma l'Umbria si sta popolando di ciclovie. Io mh, per esempio cito sempre eh, un'altra ciclovia realizzata. Eh, su una vecchia ferrovia che è la Spoleto Norcia che riesce e credo che Martina la conosca che riesce ogni anno anche ad attrarre davvero tantissime persone migliaia di appassionati sì lì eh, come dire il percorso è affascinante lungo si passa nelle gallerie insomma è davvero un'eccellenza anche quella dell'Umbria è un bellissimo percorso attende il completamento anche quello dell'ultimo tratto e nel momento in cui sarà pronto anche quello sarà un'attrattiva di, di primo ordine sicuramente. Ma c'è una mappa delle ciclovie dell'Umbria e il loro inserimento all'interno di un percorso più vasto? Sì. E i percorsi, le ciclovie vere e proprie si trovano a livello nazionale, mappate da Fiab, de, 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 quindi e, basterebbe e da altri. andare su un sito S sul internet. Sul sito dove si vedono quelle realizzate, quelle in corso di realizzazione. E quelle in, in progetto, quindi eh, ci si può fare un quadro anche di quello che sarà l'attività e le possibilità del, del futuro. Eh, ciclovie che poi si intersecano con i percorsi de, del luogo, si arriva su un posto e con la bicicletta ci si sposta all'interno del, del territorio e si usufruisce dei servizi de, degli accompagnatori certificati, a Gubbio ce ne sono diversi, ci sono associazioni già attive, eh, eh, con guide che mettono a disposizione le loro eh, competenze per far fruire il territorio, per eh, creare esperienze che vanno a sfruttare anche eh, l'enogastronomia e la storia del, del territorio. Ma io ora chiedo all'amante della bicicletta, no? in una, mh, al di là di quando andiamo in vacanza, eh, l'Umbria è un territorio montano, siamo meno... Tranne che ne so, magari città come Foligno, che forse utilizzano più di tutti i numeri alla bicicletta. Noi ancora oggi non abbiamo una grande mentalità, forse, anche nella quotidianità di utilizzare la bicicletta. L'auto continua ad essere la nostra, il nostro mezzo di locomozione preferito. Cosa serve? Una rivoluzione culturale? Innanzitutto è un, è un discorso culturale, perché il limite fisico e quello tecnologico in questo momento sono stati superati dicevo prima no? l'anziano, eh, la persona non allenata nel momento in cui usufruisce della e-bike, della, della, della bicicletta pedalata assistita, raggiunge tutti i posti, ha il solo limite a quel punto della batteria, ma rimette in moto anche a livello fisico il, il metabolismo, non è la bicicletta comoda e basta, serve Ti per fa fare movimento, proprio, no? sì, a livello di, di salute fa bene. Come la bicicletta normale di chi eh, la, la usa tutti i giorni o per passione, per sport Quindi, o cioè, per necessità primo di culturale. Immobili. Quello è il primo. Come FIAB, come anche Corinzi 13 Gubbio Bike, abbiamo insieme al comune promosso mh, un paio di anni fa anche un, uh, un sondaggio a livello uh, territoriale per uh, capire a che livello uh, si è nel nostro comune. Rispetto alla cultura della bicicletta e abbiamo trovato riscontro proprio nella, nella volontà di spostarsi sempre più in, in bicicletta, eh, nella volontà di, eh, di avere un territorio più a dimensione di, di ciclista, quindi più sicuro. Eh, per avere questo, però, insomma, le istituzioni devono investire nella cioè, pista ciclabile Siamo, anche in area urbana. Anche in area urbana e prevedere all'interno de della città percorsi fruibili. Per cui eh, anche la programmazione dei comuni dovrebbe essere sempre più orientata all'attenzione al, al ciclista e al, al pedone, sempre più per superare quei, eh, quei limiti del, del territorio o di una concezione ormai superata del, eh, di vivere la, la città. Allora lo lanciamo come che... proposta. Qui ormai sì. in Umbria quest'anno si vota per tante città. Facciamo questo appello alle, a chi sarà sindaco. Insomma, puntiamo sì, su sì. questo modello anche di città. Insomma, la, la pista non è solamente quella esatto. del turista, ma è anche del comune cittadini. sia ciclabile: Assolutamente il comune sì. sia ciclabile. E, offrite eh, Vado a Martina, anche ci dicevi prima, altre opportunità, non solo rafting, vero? Sì, per esempio il kayak, un altro punto di vista all'interno del fiume che uno non si immaginerebbe mai, Sei cioè praticamente con il corpo a metà in acqua. E anche se il percorso um, che fai col kayak è lo stesso, diciamo eh, la distanza, il punto di partenza e il punto di arrivo sono gli stessi del rafting, è un'esperienza completamente diversa perché ti muovi in acqua sei da solo poi nel senso che nel gommone sei accompagnato con la canoa invece sei tu che guidi il tuo mezzo anche lì c'è una guida viene semplicemente l'idea che uno è instabile. Sì, cioè, allora c'è un po' di equilibrio. L'idea è quella, però ovviamente noi diamo delle canoe per principianti, sono canoe aperte, quindi anche se dovessi scivolare giusto ti fai un bagno, non succede niente e poi sei sempre accompagnato da una guida, quindi è esterna, però qualsiasi cosa ti salva la guida, ecco, in ogni, in ogni momento. Allora, per una che non sa nuotare, la prima domanda che ti faccio, bisogna saper nuotare per fare assolutamente no, anzi le persone che non sanno nuotare sono quelle che poi alla fine si divertono di più dicono, eh, e allora, dicono ah, lo voglio rifare perché avendo un aiuto al galleggiamento, il giubbotto salvagente cioè, un caschetto sei assolutamente pronto a stare in acqua a galleggiare poi ti insegniamo comunque le posizioni di sicurezza, nel caso in cui cadi in acqua ti metti a morta a galla e ti fai trasportare dalla corrente, qualcuno ti servirà diciamo <ride> eh, <ride> mi piace questa immagine, Raffaele Montecucco mi viene in mente anche il deltaplano ma molto altro vero? Beh sì, Montecucco, il parco naturale regionale del Montecucco ha, ha come slogan proprio il parco degli sport all'aria aperta perché per una serie di, di fattori naturali che hanno concentrato in questo territorio delle caratteristiche favorevoli è possibile praticare tantissime, tantissime attività. Una delle più famose ormai da oltre 40 anni è, è il volo libero col deltaplano e il parapendio che ha fatto del Montecucco... Eh, uno dei luoghi più importanti in Italia e anche in Europa per questa pratica, questa disciplina. Basti solo pensare che negli ultimi 30 anni abbiamo avuto tre edizioni dei campionati mondiali. Di ci sarà Prana. un motivo, ci sarà un perché. <ride> e quindi anche, anche eh, noi, come Tramontana, come associazione, abbiamo alcuni nostri soci che sono eh, istruttori qua. e. e mh, accompagnatori di delta, con, per i voli biposto con deltaplano e parapendio. Quindi si può fare anche questa esperienza? Questa esperienza, ma Montecucco ha eh, anche altre caratteristiche perché eh, come area naturale protetta eh, consente anche altri, altri tipi di, di, di sport, abbiamo detto del canyoning, abbiamo detto del, della grotta, del volo, ma per esempio anche a Montecucco in questi anni soprattutto sta prendendo anche qui molto, molto piede il la bicicletta e confermo quello che diceva eh, il, nostro, il nostro amico della FIAB, eh, la svolta è stata l'introduzione delle biciclette elettriche con la pedalata assistita. Qui abbiamo la nostra comunanza agraria dell'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, che, voglio rammentare, da oltre 700 anni sono i proprietari di questa montagna e se abbiamo questo patrimonio naturale così ben conservato lo dobbiamo a loro. Eh, in questi anni eh, non hanno pensato solo alla conservazione di questo territorio, ma anche alla promozione del, dell'economia turistica di questi territori. E uno degli investimenti che è stato fatto, che hanno fatto, è quello di acquistare eh, bici elettriche che adesso consentono, come dicevamo, anche a chi non è particolarmente pratico di bicicletta, non è allenato, di poter comunque provare questa esperienza. E poi Montecucco è, è la patria del cammino, de, dell'escursionismo e delle attività. Eh, appunto all'aria aperta. Abbiamo una rete sentieristica di, di, di centinaia di chilometri di sentieri. E, oltretutto il territorio del Parco è attraversato da alcuni dei mh, cammini più importanti del centro Italia. Parliamo del sentiero Italia il del sentiero CAI Italia. che lo attraversa da nord a sud venendo dal, dal Monte Catria. Eh, il territorio del Parco è attraversato anche dal il cammino dei Cappuccini che è un cammino ideato alcuni anni fa dai frati francescani cappuccini di, delle, delle Marche, che collega Fossombrone con Ascoli Piceno e che attraversa la nostra montagna. E adesso, in primavera, fra l'altro, partirà un'altra eh, iniziativa promossa dalla nostra associazione di guide tramontana e sostenuta fortemente dai comuni del Parco e anche dal comune di Gubbio, che è il cammino dei Templari del Monte Cucco, che eh, abbiamo presentato il fulcro Sant'Emiliano in, Sant no? in congiuntoli ma eh, abbiamo presentato proprio qui a, a Gubbio nel mese di gennaio e che è una um, esperienza di più giorni, un cammino di più giorni che parte da Gubbio e tocca tutti i comuni del parco perché in ogni comune del parco c'è un eh, monumento o c'è qualcosa attinente una testimonianza, testimonianza dei templari. templari partiamo da Gubbio perché a Gubbio i Templari furono processati nel 1310 e furono condannati in contumacia, quindi nessuno fu arso al rogo perché erano tutti se eh, le erano date a gambe. Se le erano date a gambe e tocca il comune di Costacciaro, Fossato di Vico, eh, Pasce Lupo, arriviamo all'abbazia di Santa Croce di Fontavellana, scheggia per ritornare a Gubbio. E quindi è un anello di più giorni che consentirà a chi ama eh, stare eh, in natura quando si parte? Una data c'è già? Sì, abbiamo già fissato una data che è il 19 giugno Bene. per tutto, tutto l'anello. Siamo ancora ma impegnati, credo, nelle elezioni amministrative, ne, ma ci proveremo. Le settimane Dai. precedenti faremo comunque <ride> le escursioni, diciamo, domenicali giornaliere tappa per tappa. Tappa per tappa. Allora, eh, noi ovviamente ringraziamo eh, i nostri ospiti Giuseppe Catalano, Martina De Ascentis e Raffaele Capponi per averci aperto gli occhi insomma, su un ventaglio di possibilità che io vi direi sperimentate, insomma, perché poi mi sembra che siano accessibili a tutti. Eh, ora vi lanciamo come dire un'altra eh, opzione e quindi anche un'altra esperienza: questa tutta nuova. Eh, in Umbria eh, parliamo di Sellano, quindi siamo nel mondo della Valnerina, siamo nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, proprio per il rilancio di questi territori, ricordiamo duramente colpiti dal terremoto del 2016, insomma il ponte tibetano, eh, un'esperienza davvero entusiasmante, ce la racconta Ludovica Cacciamani sperando che sia tornata sana e salva, ma sicuramente così è. Sulla valle del Vigi, circondato da una natura incontaminata e paesaggi mozzafiato, è Sellano uno dei borghi più caratteristici e suggestivi dell'Appennino umbro, comune di nemmeno mille anime. Un territorio ricco di arte e cultura, dove sono ancora aperte le ferite del terremoto, in cui gli effetti dell'inverno demografico si fanno pungenti, come in tutte le aree interne, e in cui i servizi di prossimità scarseggiano sempre di più. Ma Sellano è un comune che, nonostante le difficoltà, ha deciso di non arrendersi e, consapevole del proprio patrimonio artistico, storico, enogastronomico, naturalistico, sta cercando di rilanciarsi, rivolgendosi e promuovendo un turismo lento e sostenibile. Grazie ai fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'amministrazione comunale sellanese è riuscita a reperire risorse importanti, pari a un milione e mezzo di euro, con le quali ha dato vita al ponte tibetano. Una struttura sospesa in aria di oltre 500 metri di lunghezza a cui si aggrappano le speranze di rinascita del borgo. E siamo con il sindaco di Sellano Attilio Gubbiotti al quale chiediamo come è nata questa idea del ponte e quante speranze si aggrappano a questo ponte, la speranza di rivitalizzare in un certo qual modo il borgo di Sellano e anche creare un'attrattiva insolita rispetto a quello che più di consueto si vede in questi piccoli borghi anche per cercare di far stare i giovani sul territorio? Sì, allora innanzitutto l'idea è nata proprio da noi consiglieri perché con le risorse del PNC o PNRR eh, una sera intorno a un tavolo non dovevamo investire questi soldi per il territorio, però eravamo stufi perché veniamo dalla ricostruzione del 97, un po' 2016, quindi... Dobbiamo fare qualcosa di diverso, quindi ci siamo armati di coraggio nel ragionare, ma facciamo un passaggio, un ponte, ma facciamo un ponte di Betano, la cosa più semplice. E è nata questa idea proprio tra noi consiglieri e abbiamo cominciato a, progettare, a studiare, poi a progettare, a trovare i progettisti e nell'arco di due mesi avevamo il progetto in mano. E nel giro di un anno il ponte lo avete realizzato. E nel giro di un anno e poco più il ponte è pronto. Le speranze sono tante perché purtroppo le aree interne sono bellissime ma anche sono disagiate, i servizi sono carenti, però siamo qui con la forza e la volontà di far ricrescere no, questi territori ma per l'amore, per l'amore che abbiamo e per per il vivere, perché noi fondamentalmente siamo amministratori di noi stessi, quindi siamo proprio il loco. E allora con la passione facciamo tante cose. Il, il ponte è in totale 517 metri con 1023 gradini, con uno spazio tra uno e l'altro di circa 30 cm, il che lo rende più interessante per quelli ai, ai quali piace questa emozione, visto che va fatto tutto guardando in basso, eh, il punto più alto sono 175 metri, però insomma, ha una curvatura quindi l'altezza varia, e, è uno dei più spettacolari in Europa, eh, c'è diciamo, solo un ponte più lungo, però qui non, non si tratta di fare la gara no? De, delle dimensioni, il bello è il contesto, eh, è il fatto che anche idealmente, per la prima volta, questi due paesi che si sono fatti la guerra per secoli sono uniti da un qualcosa e quindi è una soddisfazione sotto molti punti di vista. Come è stato realizzato tecnicamente? Sono state complicate ovviamente le procedure per poter vedere poi questo ponte sospeso. Siamo che la, la, la tecnologia. Per questi ponti ormai è collaudata, eh, le imprese che li costruiscono sono imprese specializzate che hanno già costruito sia ponti che impianti di risalita sciistici, eccetera. Quindi eh, non c'è stato da inventare nulla, semplicemente da trovare l'applicazione giusta per, per il luogo. È stato costruito a mano, nel senso che i primi cavi sono stati tirati con, con un elicottero, lungo questi primi cavi sono, si sono fatti scorrere gli altri e dopodiché gli operai appesi al cavo di sicurezza nel vuoto, nel no? vuoto hanno fissato manualmente un gradino per volta e poi la connessione internet, la connessione elettrica perché l'ingresso è regolato da dei tornelli che sono collegati al sistema di booking online per cui si sa esattamente chi ci sarà, a che ora, per evitare affollamenti, code, eccetera. È tutto piuttosto ben organizzato. Perché fino a quante persone contemporaneamente potranno attraversare? Il ponte può tranquillamente portare 100 persone per volta. Noi abbiamo stabilito. Per ora chiaramente dovremmo verificare poi nella realtà che una cifra che ci sembra pratica di circa 70 persone all'ora. Poi dipende anche dalla velocità alla quale le persone lo attraverseranno perché io ho visto che gli operai lo fanno più o meno in mezz'ora e invece insomma, può darsi che qualcuno... Ci metta un po' di più, poi ci sarà chi si blocca a metà, terrorizzato. E ci in sarà... che cosa succede? Eh, succede che ci sono due addetti che partono, uno da una parte e uno dall'altra, con un'apposita barella che è collegata alle loro imbracature che vanno a prelevare la persona e, le... e la riportano indietro. Eh, spero che non ci occorra troppo spesso, però siamo pronti anche a quello. Il ponte eh, per noi è la punta dell'iceberg. È... Diciamo, L'attrattore, quello più visibile, eh, è quello che ha il potenziale per eh, richiamare più, più persone, però eh, tutto il nostro sforzo è teso a far sì che la gente venga qui. E, e si è invogliata a restare per più giorni, il che poi eh, automaticamente eh, porta all'apertura di nuove attività. E quindi, insomma, è, è tutto un sistema, sono, sono tanti elementi che vanno pensati in modo coordinato, altrimenti... Si rischia di, di, di fare una specie di Disneyland, la gente arriva la mattina, riparte alla sera e dal punto di vista di risultati per la popolazione che qui vive sempre non, non si arriva a nulla, cioè, anzi, si perde la tranquillità e, e non si guadagna dal punto di vista di eh, infrastrutture e servizi, mentre pronto, il, il il progetto è proprio quello di creare una situazione che stimoli persone a venire a investire qui o locale a mettere a frutto quello che già hanno per rimettere in moto questa macchina che è stata ferma per, per lungo tempo. Selano con la realizzazione del ponte ha dovuto fare i conti anche con la logistica, ripensando i servizi per l'arrivo dei visitatori, dalle navette ai parcheggi auto, dalle strutture ricettive ai servizi per le famiglie. Fino a poco fa l'abbiamo vista qui nei pressi del campo sportivo sul trattore perché sta preparando il parcheggio. Il sindaco si sporca le mani e provvede anche a questo perché la logistica sarà importante. Ma certo, la logistica e i servizi sono importantissimi perché i turisti, se ne, speriamo che ne vengano tanti, quindi devono essere un po' accolti in un certo modo. Quindi se l'anno viene purtroppo da un po' il niente sotto l'aspetto del, del turismo e dei servizi, quindi noi in prima battuta siamo proprio. Qui a costruire ecco, un parcheggio, a ripulire i sentieri perché è la nostra terra, è la nostra terra che ci crediamo più di tutti, ma soprattutto deve essere un valore aggiunto per i ragazzi che ci guardano e che gli dobbiamo dare la speranza per restare qui e investire qui la loro vita. Manca ancora un po' questo, cioè anche il giovane e al di là del giovane la persona che decide di investire eh, su, questo, su questo territorio, magari aprendo delle strutture ricettive che al momento dovrebbero essere potenziate. Sì, al momento abbiamo abbastanza posti letto, però quello che vogliamo fare proprio noi è incentivare i giovani, anche perché abbiamo un patrimonio edilizio chiuso, quindi anche sotto l'aspetto dei tributi cercare di incentivare questi ragazzi per cercare di creare quella microeconomia che serve per loro ma serve per tutti quanti. Turismo lento da valorizzare ed è per questo che il ponte potremmo dire è solo la punta dell'iceberg di un progetto più ampio. Con la zip line, con pareti rocciose, con arrampicate più o meno difficoltose, attivi parchi, quindi siamo in costante evoluzione, quindi le nostre menti non si fermano mai, ma sempre per il territorio. Quindi... Il tutto con una grande attenzione anche alle famiglie. Per i bambini, proprio qui nell'area dell'impianto sportivo, state pensando ad un parco sì, che sì. possa intrattenere anche loro? Sì, sì, già abbiamo fatto il campo sportivo da calcetto con il sintetico nuovo, quindi una struttura nuova per i servizi con la cucina. E proprio qui vogliamo creare quegli spazi. Per la gente che non può né traversare il ponte, ma anche per stare qui una domenica. La, la logistica che sta intorno al ponte, tutto sommato, si può dire che sia più complicata del ponte stesso, <ride> perché il ponte è un oggetto a sé con delle caratteristiche tecniche, specifiche, eccetera. E per il resto, organizzare i trasporti, i parcheggi, eh, i bagni pubblici e queste cose qua è chiaramente non semplice diciamo trovare i luoghi giusti cercare di organizzare l'accesso al paese di modo che non si tramuti in un caos perché uno dei nostri vantaggi è che abbiamo una gran pace diciamo, no, non vogliamo perdere questo che è una delle caratteristiche no, che, che attraggono in questi luoghi per cui sì ci stiamo lavorando a tutta la logistica difficilmente sarà tutto perfetto dal primo giorno ma Abbiamo cercato di considerare tutti i fattori eh, possibili e speriamo di averci azzeccato. Speriamo assolutamente di sì. Dall'altra parte, ovviamente, e quando parliamo dell'altra parte ci riferiamo a Monte Santo: non ci sarà solo una navetta, ma anche la possibilità di spostarsi, di tornare al borgo di Sellano attraverso cosa? Beh, ehm, siccome vogliamo fare in modo che la gente non venga qui solo per attraversare il ponte e poi andarsene, stiamo cercando di pianificare tutto un sistema territoriale con varie attrattive che sono quelle sia naturalistiche che quelle di arte, architettura, storia. Dal, arrivati dall'altra parte le persone avranno la possibilità di scendere a piedi guidate o indipendentemente lungo due percorsi, che sono due delle strade antiche che congiungevano i due, i due paesi, eh, una scende direttamente al lago qui alle nostre spalle, l'altra invece va più lontano alle cascate delle rote, che sono un altro luogo splendido, e entrambi i sentieri poi possono risalire da qui e, e rientrare in Sellano. Quindi quelli si possono fare a piedi, in bicicletta, ci saranno delle biciclette elettriche da noleggiare o a cavallo e in più ci sarà ovviamente la navetta per i più pigri. Quindi speriamo che ce ne sia un po' per, per tutti. Per tutti i gusti. Proprio qui sotto, diceva, si sviluppa la valle eh, del, del Vigi, di questo affluente del, del Nera. E... Avete pensato a un percorso di valorizzazione anche di questa valle? In che cosa consiste questo progetto su cui state puntando? È un lavoro graduale, ci vorrà tempo, eh, ma la, la valle di per sé si presta, per la sua bellezza e per la sua conformazione, a farne un parco naturale. E, la parte delle Cascate delle Rote è bellissima e la parte qui vicino al lago altrettanto. Se riusciamo, ci piacerebbe creare un parco avventura per bambini proprio al lago, di modo che le famiglie che vengono e vogliono attraversare il ponte, che eh, non è adatto a bambini piccoli, li possono lasciare al parco avventura per tutta la giornata, si divertono e, e i genitori recuperarli. e recuperarli al ritorno. Abbiamo diverse strutture ricettive di qualità, e con un numero considerevole di, di posti letto ma sicuramente non saranno sufficienti per l'afflusso che ci attendiamo da in seguito al ponte. e eh, Ci sono delle, delle nuove eh, imprese che stanno investendo, ci sono delle persone che apriranno dei bed and breakfast, eccetera, quindi speriamo di farcela in tempo, ecco, di, di non essere sommersi e travolti dall'inizio, perché è importante partire bene e poi allargarsi, espandersi man mano che si verificano le, le necessità. Quindi abbiamo bisogno di più ristoranti, abbiamo bisogno di più bed and breakfast. Cultura, storia, perché no le eccellenze in tavola. Sellano è un territorio da scoprire. A maggior ragione il prossimo sabato 23 marzo, quando questo ponte tibetano verrà finalmente aperto al pubblico. L'invito del sindaco affinché certo. chi ci ascolta chi venga ci ascolta poi ascolta venga, a, scoprire venga a scoprire questo territorio. A scoprire questo territorio a essere in pace perché noi qui abbiamo studiato il ponte, ma abbiamo cercato di studiare. Anche un ecosistema sostenibile per questi territori. Nel senso che la gente deve venire, stare bene, riposarsi, perché questi sono i luoghi del silenzio quindi, e rigenerarsi. Eh, questo è un po' è il nostro motto, perché la vita adesso va troppo di fretta e il lavoro va troppo di fretta. Quindi, dobbiamo riscoprire queste cose. L'Appennino. È più o meno tutto interessante ed è costellato di borghi bellissimi. Sellano ha una serie di vantaggi, di dimensione, di, di località, di vicinanza a cittadine come Spoleto o Foligno. In 45 minuti si arriva all'aeroporto internazionale di Perugia, quindi si può stare qui e godere di. Tutto, natura, arte, storia, spazio, silenzio, però senza essere completamente tagliati fuori. Quindi questo è un, un elemento che spero attragga più persone nel prossimissimo futuro. La lasciamo con l'invito a chiunque ci stia ascoltando in questo momento a venire a scoprire Sellano. Certo, perché diciamo che abbiamo tutto, ci mancano un po' le persone. E quello che io personalmente spero, ci tengo molto, è di riuscire a creare una situazione che, che sia un motivo per i giovani magari di andare a farsi esperienze fuori ma con una ragione per tornare. Walter Mascetti, titolare del Bar Stella, sì. l'unico bar di, del centro storico, almeno di, sì, di Sellano, sì. quante aspettative ci sono su questo ponte? Ma le aspettative sono, sono tante, siamo fiduciosi e non vediamo l'ora che questo ponte abbia diciamo, inizio con la possibilità di attraversarlo e di far regalare emozioni a tutti quanti. Lei lo attraverserà? Sicuramente, è prima possibile. Non ha paura? No, fortunatamente no. Speriamo, speriamo bene che possa riportare un po' di entusiasmo, di fiducia e, e di lavoro. Lei non è di Sellano ma ha scelto di vivere qui perché? Che cosa ha trovato in questo territorio? In questo territorio ho trovato tranquillità, serenità e buon vivere. L'invito a chi ci ascolta di venire a scoprire Sellano, il suo ponte tibetano. Sì, venite, venite a trovare, eh, che oltre al ponte ci sono tante belle cose, paesaggi fantastici, natura, camminate e quant'altro. Anche la signora non è di Sellano, vive qui da 30 anni, che cosa pensa possa, più di 30 anni, che cosa pensa possa portare questo ponte che finora non c'era? Speriamo un po' di turismo, un po' di persone, un po' di vita, perché dopo i due terremoti del 97 abbiamo ripreso via, e poi nel 2016 si è spopolato il paese e c'è poca vita. Lei lo farà, lo attraverserà questo ponte? Mm, non credo. Soffro di vertigini, ho paura delle altezze, quindi non lo so. Però lo guardo, non miro. E chiudiamo da quassù, da Montesanto, questo reportage da Sellano. Purtroppo non sono riuscita a salire, la paura mi blocca, ma sono sicura che in tanti eh, verranno a Sellano a visitare questo territorio così ricco di bellezze architettoniche e paesaggistiche. E magari chi non avrà paura come me riuscirà a salire su questo ponte che, al quale si appendono le speranze di rilancio di una comunità ancora ferita dal sisma, ma che crede in se stessa e su se stessa vuole guardare con fiducia al futuro. Ludovica Cacciamani è tornata sana e salva, lo testimoniamo, eh, noi chiudiamo qui la nostra puntata, ma Link torna puntualmente mercoledì prossimo. Grazie e buon proseguimento di serata.